Giovedì 21 maggio 2020, qui Svegliati Avvocatura e stiamo per partire. Scarica la nostra app Uslow Web Radio per Apple e Android. 21 maggio 2020, ore 8:15 puntuali, io Milena Miranda dagli studi virtuali di Napoli, con me in regia Ornella Sala e da Molfetta Brigida Mulinelli. Buongiorno Brigida. Ciao Milena, ben trovata. Era da un po' che non eravamo insieme in conduzione, sono contenta di ritrovarti. Ciao Ornella e un saluto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Sì, un saluto ovviamente al quale mi associo. Abbiamo ieri assistito alla presentazione delle mozioni di sfiducia nei confronti del ministro Bonafede, che però resta comunque ministro. No. Secondo me molto, molto indebolito, però io posso dire, facendo un ragionamento politico molto superficiale, che alla fine dei conti, se è vero che in un momento drammatico come questo sfiduciare un ministro, per quanto ultimamente molto ma molto diciamo critico, no? nella posizione di ministro, effettivamente avrebbe potuto causare una crisi di governo che sicuramente non ci possiamo permettere. Però mi è piaciuta tantissimo la relazione della Bonino, che ha presentato per il gruppo misto, ha presentato questa mozione di sfiducia proprio sua, e che ha esordito con una frase, ricordando una frase che aveva detto in un'altra occasione proprio il ministro Bonafede: lì dove si è già sospettati, solo sospettati, perché insomma loro partono, i 5 Stelle, da un criterio molto giustizialista, bisognerebbe dimettersi. Tu che ne pensi? Milena, io sono d'accordo con te, perché concordo sull'intervento della Bonino, è piaciuto anche a me, io l'ho letto, non l'ho ascoltato ma l'ho letto, e penso però che un momento come questo non si può pensare di far cadere un governo, e che può essere un punto di partenza per spronare Bonafede a fare di meglio, magari anche con l'aiuto, visto che credo partirà un ennesimo tavolo con gli avvocati, magari verranno più ascoltati e ci sarà una nuova era buona fede. Io me lo auguro per la giustizia, per gli avvocati, ma soprattutto per i cittadini. Ecco. Sì, è stato anche più volte nominato proprio il presidente dell'Unione Camere Penali, Gian Domenico Cajazza. È stata ricordata la lotta, no? Che comunque hanno fatto e continuano a fare i penalisti contro la legge sulla prescrizione, le questioni che riguardano le intercettazioni, ma io continuo a dire che al di là delle questioni per le quali è stata presentata la mozione di sfiducia, che comunque non mi sembravano irrilevanti, la più grande colpa, se si può parlare di colpa, del nostro ministro, è che noi come giustizia non ripartiamo. In questo momento sì, c'è questo tasto dolente, perché pare che riparta tutto tranne la giustizia che aveva già dei problemi precedentemente, quindi prima di questa emergenza da Covid-19, e adesso rimane, è l'unico settore che rimane in stallo, peraltro un settore che non riguarda solo gli avvocati ma soprattutto riguarda i cittadini, che quindi non potranno vedere tutelati i propri diritti, già sottoposti a lungaggini processuali che
conosciamo, ad inefficienze che conosciamo, ora in alcuni tribunali lo stallo totale, in altri si arranca, ma comunque non si capisce il perché si possa andare ovunque o quasi, ma non si possa entrare in tribunale. È vero, assolutamente vero. Noi oggi di che cosa parliamo comunque, Brigida? Allora Milena, noi abbiamo una puntata come al solito ricca e spaziamo su vari argomenti. Abbiamo un'intervista che ho curato io all'avvocato Michele Laforgia del Foro di Bari, penalista, che parla appunto dello stallo della giustizia e della situazione drammatica in cui versiamo noi avvocati, ma soprattutto i cittadini. E poi abbiamo due interviste curate dal nostro Angelo Marzo all'avvocato Santiago Caravaca, che ci parla delle tribù post-Covid, ed è un po' sprovocatorio, a quale tribù ci chiede noi apparteniamo, perché ci sono vari prototipi di persone, abbiamo imparato a conoscere vari prototipi di persone rispetto a questa emergenza, a seconda del comportamento rispetto all'emergenza che abbiamo e che stiamo vivendo. E poi l'intervista a un avvocato tributarista, l'avvocato Federico Marrucci del Foro di Lucca, che cambiando completamente argomento ci parla della nullità dell'avviso di accertamento se è firmato digitalmente e notificato in maniera cartacea. Una sentenza interessante è la seconda per il primo grado, che può aprire la strada a un nuovo orientamento giurisprudenziale. Brigida, io direi di partire dalla tua bella intervista proprio all'avvocato Michele Laforgia del Foro di Bari, che praticamente tu hai intervistato in quanto commenta proprio un post che lui ha titolato "Per chi suona la campana", proprio sullo sfascio della giustizia in danno dei cittadini. Ascoltiamola. Silenzio in aula! Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico, il processo tributario telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner, insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme sistemiamo l'Italia. Insieme per ogni soluzione. www.sistemi.com. Abbiamo i microfoni di Use Law Web Radio, l'avvocato Michele Laforgia del Foro di Bari, avvocato penalista. Ciao Michele, ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Michele, sei già amico della radio perché sei stato nostro ospite in altre occasioni, abbiamo parlato sempre dei problemi della giustizia con te, oppure dei problemi legati alle norme che avevano voluto introdurre e poi hanno tutto sommato introdotto. Invece oggi ti chiamo perché abbiamo letto un post molto lungo e articolato e purtroppo, dico purtroppo perché è amaro, completamente condivisibile. Hai dato anche un titolo e il titolo è "Per chi suona la campana" e concludi dicendo che la campana in sostanza suona e per tutti, per ognuno di noi, quindi nessuno deve sentirsi escluso da ciò che sta succedendo. Parli di giustizia, di una morte probabilmente annunciata e soprattutto solo accelerata dall'emergenza sanitaria. Raccontaci il tuo punto di vista. Allora, premesso che dobbiamo dare a John Donne quello che è di John Donne, perché la citazione della campana non è mia, ma diciamo di un... L'hai usata tu però. Ma l'ho usata io. Il senso è, credo, abbastanza chiaro. Non solo la campana suona per tutti gli avvocati, ma secondo me la campana suona per tutti i cittadini e speriamo che qualcuno l'ascolti. Perché il vero dramma che sta dietro al lockdown della giustizia non è solo quello della perdita di reddito per alcune decine di migliaia di cittadini, che pure non è un problema propriamente trascurabile, vale almeno quello di altre categorie lavorative e professionali. Il vero tema è che aver fermato la giustizia e averla parzialmente convertita nel suo contrario, cioè una giustizia senza contraddittorio o una giustizia attenuata o da remoto, è un rischio che corre, a mio avviso, l'intera società italiana e che corrono tutti i cittadini che già oggi, o meglio già ieri, aspettavano anni per avere una sentenza e adesso rischiano di aspettare per sempre. Perché naturalmente bloccare una macchina che già viaggiava
a velocità ridotta rischia di non farla ripartire più, o comunque di farla ripartire male e fra molto tempo. Certo, infatti Michele, tu hai detto, hai scritto che è una, era già, la giustizia, lo sappiamo, era già in agonia, quindi questo, questi due mesi o tre mesi ormai hanno solo accelerato un suo precipitare. A cosa è dovuto secondo te lo sfascio della giustizia degli ultimi decenni e poi ovviamente il precipitare oggi? Allora, senza fare un discorso troppo complicato e diciamo centrando solo il ragionamento sul fenomeno emergente, secondo me sono successe due cose negli ultimi decenni. La prima è che hanno perso progressivamente centralità in tutti i sensi i luoghi della giustizia, cioè sono diventati sempre meno centrali non solo dal punto di vista urbanistico ma anche dal punto di vista delle caratteristiche di agibilità, delle caratteristiche architettoniche, del valore simbolico, certo. Quelli che un tempo si chiamavano palazzi di giustizia. Sì. Ci siamo abituati soprattutto a sud a fare udienze un po' dappertutto, noi le abbiamo fatte addirittura nelle tende per un certo periodo, perché in realtà i tribunali hanno finito per fare la fine delle scuole, no? Cioè costruiti quando noi abbiamo ricostruito questo paese prevalentemente nel dopoguerra, poi sono stati lasciati al loro destino e non è stato mai fatto un grande investimento. Questo può sembrare un problema solo di decoro, ma non è solo un problema di decoro, perché la giustizia non si può fare ovunque, si può fare solo in posti che abbiano quelle caratteristiche e quella valenza simbolica. Il secondo fenomeno è correlato al ruolo e alle funzioni dell'avvocatura. Io parlo del penale, ma secondo me non è un fenomeno che riguarda soltanto il penale. Assolutamente. Esiste da tempo una spinta alla emarginazione del contraddittorio e conseguentemente dell'avvocatura. È un'idea un po' burocratica dell'amministrazione della giustizia per la quale poi alla fine gli avvocati non fanno altro che far perdere tempo e in fondo si può trattare le attività giudiziarie come si tratta qualsiasi attività amministrativa, cioè un burocrate, un funzionario che prende le decisioni, che adotta dei provvedimenti. Tutto il resto è una perdita di tempo. Questo secondo me è il disastro maggiore incombente sul processo italiano e soprattutto sul processo penale italiano. Sono luoghi comuni assunti a verità assoluta purtroppo anche dalle istituzioni e dalla politica e a cui, dico ancora purtroppo, i cittadini hanno finito col crederci perché non hanno compreso o non abbiamo fatto comprendere che i primi a pagarne le conseguenze sono proprio gli utenti della giustizia, cioè loro. E questo è il rischio che corriamo anche adesso in questo gigantesco test di sistema che è il Covid-19. Se noi non riusciamo a far capire all'opinione pubblica, ai partiti, ai sindacati, a quei pochi corpi intermedi che ancora esistono, al governo, che quella della giustizia è una vera e propria emergenza, precipitata, ma non certamente solo originata dall'emergenza sanitaria, noi perdiamo una partita epocale. Con noi, secondo me, la perde l'intero paese. Io sono davvero preoccupato, non lo dico tanto per sentito dire, per il futuro di un paese che affronterà la crisi più grave del dopoguerra, certo. La crisi economica, probabilmente anche il conflitto sociale più grave del dopoguerra, senza avere una struttura giudiziaria all'altezza di assorbire e di risolvere questa crisi, perché poi in fondo la struttura giudiziaria, la funzione giudiziaria serve anche a questo, no? A mediare i conflitti, a trovare soluzioni di compromesso nel senso buono del termine. Chi lo farà? Davvero noi pensiamo che questa è una funzione che può svolgere semplicemente la burocrazia amministrativa? Davvero siamo convinti che non serva alla democrazia il contraddittorio così come si è formato
storicamente nei nostri processi, nelle nostre aule. Michele, io sono convinto dell'esatto contrario. Michele, ti vorrei rispondere come io concordo con te, però purtroppo mi pare che anche molti colleghi, molti avvocati non abbiano più il senso, il polso di quello che deve essere davvero il sistema giustizia, dell'importanza della giustizia in un paese democratico. Diciamo che queste settimane i provvedimenti che si sono succeduti durante l'emergenza sanitaria non promettono bene, anzi, come dicevamo, hanno portato ad un precipitare più velocemente di tutto il sistema, quello di cui stiamo parlando, della giustizia. Che cosa ti aspetteresti, vista la paralisi a cui siamo arrivati? Anche quando le altre attività, qualcuna non si è mai interrotta, altre stanno riprendendo, la giustizia sembra invece essere in uno stato di paralisi o affidata ai singoli, come sappiamo, ai singoli tribunali o ai singoli uffici. Ma c'è un aspetto, secondo me, di indecenza nell'attuale situazione, di cui noi come categoria professionale siamo, come spesso è accaduto nella nostra storia, in qualche modo corresponsabili. L'indecenza sta nel fatto che oggi si pretendono nei tribunali regole di sicurezza e di assenza di rischio che non valgono, ma non dico negli ospedali, dove pure si svolge un'altra funzione essenziale che è quella della sanità, ma non ci sono nei supermercati, non ci sono nei parrucchieri, non ci saranno domani nei barbieri, cioè in nessun altro luogo di lavoro. Questa è una cosa indecorosa, perché se noi avvocati, magistrati e personale amministrativo siamo chiamati a svolgere una funzione essenziale, addirittura costituzionale, io certo non pretendo che ci andiamo ad immolare sull'altare del virus, ma neppure che pretendiamo di tenere a 100 metri i presunti untori, come invece sta avvenendo nei tribunali, in particolare e non per caso nei confronti degli avvocati. Infatti, dopodiché è mio convincimento che questo disastro poi alla fine travolge tutti, perché se noi riduciamo l'amministrazione della giustizia a esercizio di burocrazia, oggi ne paghiamo il prezzo innanzitutto come avvocati, come categoria professionale, come funzione sociale, come reddito, ma davvero qualcuno pensa che dopodomani tutto questo non travolgerà anche il personale amministrativo e gli stessi magistrati? Cioè, una volta che noi abbiamo destrutturato la funzione giudiziaria, che l'abbiamo ridotta ad attività amministrativa come qualsiasi altra, superando di fatto anche la separazione dei poteri, plurisecolare, davvero qualcuno pensa che tutto questo non lo travolgerà, che ci sarà qualcuno che potrà giovarsene? Certo, se ne giova oggi, perché di fatto nel lockdown si possono fare delle cose che prima non si potevano fare e non si hanno magari gli avvocati tra le scatole, nei corridoi e negli uffici. Ma poi, quando il test avrà funzionato e qualcuno davvero penserà che si può fare a meno della giustizia, qualcuno davvero pensa di restarne fuori? Ecco perché mi ponevo il problema che si poneva nella poesia John Donne, cioè la campana non sta suonando soltanto per noi, sta suonando per tutti, e forse tutti quanti ci dovremmo svegliare e porre un problema. Assolutamente sì, probabilmente ci vuole un pensiero a lungo termine, ci vuole una visione che manca a ognuno e alle categorie e forse anche a chi ci sta governando in questo momento, perché altrimenti... Certo, ma più modestamente ci vorrebbe oggi quel poco di spirito civico che noi abbiamo ammirato negli altri, a incominciare dai netturbini che hanno continuato a fare il loro lavoro tutti i giorni, anche nel periodo di massima diffusione del Covid, e a dire che pur di fare i processi, noi siamo disposti a fare dei piccoli sacrifici, siamo disposti a farli di pomeriggio, siamo disposti a farli di sabato, siamo disposti a farlo anche fuori dalle aule ordinarie, pur di mantenere in vita una funzione essenziale. In realtà a me sembra di dire una banalità, cioè non lo dovremmo neppure dire, che chi si occupa di una funzione così importante
e parlo di tutti, cioè di tutti quelli che si occupano, che ruotano attorno al sistema, dovrebbero essere disponibili a fare una cosa del genere. Al governo bisognerebbe chiedere, secondo me, più modestamente, direi in generale al Parlamento, di introdurre nel decreto che prima si chiamava rilancio, adesso credo si chiami rinascita, ma non è stato ancora pubblicato, quello che pare sia stato approvato qualche giorno fa, un banalissimo emendamento a una delle poche norme dedicate alla giustizia, che è quella di consentire il pagamento degli straordinari al personale amministrativo. Perché è del tutto evidente che se il personale giudiziario non ha il pagamento degli straordinari, è un po' difficile pretendere che faccia udienza di pomeriggio, di sera e anche nei giorni preferiali. Sì, probabilmente hai ragione, ci vorrebbe un senso civico e un'organizzazione in tal senso da parte di tutti, del personale, dei magistrati, degli avvocati. A Torino pare che abbiano stilato un protocollo in questo senso, però non so se lo stiano attuando proprio per, come dicevi tu, facendo udienza da mattina a sera, compreso il sabato, però non so se poi lo stiano mettendo in pratica. Però almeno lo hanno fatto, sì. È già qualcosa, piuttosto che dire gli avvocati si adattino e l'unica soluzione è fare il processo da casa davanti al computer, forse diciamo è almeno il segno di una buona volontà. Sì. Michele, noi ci auguriamo tutti, insomma, che le cose vadano poi per il meglio, non so come in questo momento, francamente, ma dobbiamo augurarcelo allo stesso tempo ogni giorno. Fare qualcosa perché ciò avvenga nel nostro piccolo. Io ti ringrazio per essere stato di nuovo con grazie noi. Grazie a te, grazie a voi. E magari ci risentiamo. Speriamo di risentirci in condizioni migliori. Buon lavoro. Buona giornata, ciao Michele. Ciao, arrivederci. News Love Web Radio, la voce dell'avvocatura. Ringrazio Michele per questo intervento ancora una volta sulla nostra radio, è sempre un piacere ascoltarlo e passiamo alla seconda intervista curata da Angelo Marzo, l'avvocato Santiago Caravaca, sulle tribù post-Covid. A quale tribù noi apparteniamo? Andiamo ad ascoltare questa intervista molto carina. Uslo Web Radio, www.webradiouslo.it, webradiouslo.it. Buongiorno al collega Santiago Caravaca. Ciao Angelo, come stai? Bene. Allora Santiago, tu hai fatto una bellissima e ironica considerazione sulle varie tribù dei Covid. Rendicene doti anche a noi alla radio. Ok, con piacere. In realtà, per fare una piccola introduzione, io partirei dicendo che c'è un recente studio statistico fatto in Spagna che è stato fatto, credo che ieri, che stima che il tasso di infezione non superi il 5%. Mm-hmm. Quindi il punto è c'è ancora molta strada da fare prima che più del 60% della popolazione arrivi alla cosiddetta immunità di gregge. Questa è la prima considerazione. La seconda, il tasso di mortalità in questo studio fatto recentemente in Spagna si aggira intorno al 1%. Quindi se si tiene conto che in Italia ci sono 60 milioni più o meno di abitanti, se applichiamo questa percentuale, il rischio è assolutamente insopportabile. Ma c'è un altro punto. Adesso parliamo di salute e a continuazione parliamo di economia. Dall'altra parte anche i rischi economici ci sono e sono molto elevati. Infatti, se leggiamo il giornale, quello che dicono è che l'Italia rischia una perdita economica grande. Esatto, una recessione e una perdita grande quanto il PIL del Veneto. Quindi il coronavirus rischia di costare all'Italia fino a 170 miliardi e l'ultima previsione di Bruxelles stima un calo del PIL italiano più o meno del 9%. Esatto, del 9%. Quindi qua la domanda è che decisione prendere, qual è la soluzione più efficace. Alcuni guardano Angelo al passato e cercano di capire cosa è successo, no? Con l'altra grande pandemia del secolo XX, e per esempio io leggendo anche l'altro giorno un giornale dicevo che la città di San Luis
come conseguenza di adottare più rapidamente le misure di quarantena più aggressive, non solo ebbero meno morti, ma ripartirono economicamente prima e più in fretta della città di Filadelfia. Quindi, questi sono i dati che abbiamo per prendere la decisione. In questa complessa situazione c'è chi decide di dare priorità a un valore rispetto ad un altro, ad esempio l'economia, la salute, la privacy, certo, la sicurezza, la fiducia. Quindi ho creato questo, come anticipavi tu all'inizio, questa osservazione, questi gruppi di persone e linee di pensiero che possono potenzialmente rispondere ai valori e ai punti di vista diversi. Quindi il primo gruppo sono i negatori, che io ho chiamato i negatori anarchici. E questi la vedono così, pensano che la libertà personale è inviolabile, sì, ma questo anche lo dice la nostra Costituzione. Ma questi infatti prendono questo articolo per applicarlo fino in fondo, quindi dicono nessuna vaccinazione obbligatoria, no new normal, si riuniscono nelle piazze, parchi, senza seguire le misure di sicurezza perché la loro libertà individuale è più importante che qualsiasi altro diritto fondamentale. Quindi un esempio che ho trovato recentemente in un giornale britannico parlava infatti di incontri di massa con picnic e musica dal vivo che sono stati pubblicitati in tutto il Regno Unito e ovviamente la polizia sta invitando il pubblico a non partecipare. Ma già ci sono questi call to action un po' per andare contro delle normative e dell'opinione del governo. Dopo, secondo gruppo, i tecnocollaboratori, no? Questi difendono l'apertura e la condivisione dei dati per il bene comune. Infatti ci sono già tanti anni che tutti stiamo leggendo articoli nei giornali di big data, come usare il big data for social good. Quindi adesso abbiamo questa grande opportunità e quello che troviamo è che non riusciamo a farlo. Ma in realtà c'è anche, non so se tu hai potuto guardare il lavoro di Carlo Ratti. Carlo Ratti è un architetto italiano che anche lavora nel MIT di Boston. E lui, se andate a guardare nei video di internet, già parlava effettivamente di come i dati possono creare consapevolezza nel cittadino per cambiare le nostre abitudini e migliorare il bene comune nella smart city. Ma la società e il governo oggi siamo tutti preparati dal punto di vista organizzativo e culturale ad usare questo petrolio del secolo XXI come chiave per risolvere il problema locale o nazionale? E questa è la domanda che dobbiamo fare e comprendere che ci sono questi gruppi di persone che mettono questo valore della condivisione come un fattore chiave per il bene comune. Esatto, dopo sono i tecnocrati, gli specialisti. Anche questo l'abbiamo sentito in Italia, quando ascoltiamo che qualcuno dice no, dobbiamo sentire gli specialisti, ai scienziati, sono quelli che stanno, perché i politici non devono agire, devono fare gli specialisti. E qua due considerazioni, no? Non so se avete letto anche negli Stati Uniti, e questo è quello che ha detto Anthony Fauci, che è il virologo che consiglia Trump, che a sua volta ha provocato la grande ira di Trump dopo aver detto queste parole, perché recentemente Anthony ha detto «Sono preoccupato che se alcune aree, città, stati o altro salgano i vari checkpoint e si aprono prematuramente senza avere la capacità di rispondere in modo efficace ed efficiente, inizieremo a vedere piccoli picchi di che potrebbero trasformarsi in epidemie». Quindi, di nuovo, ci sono persone che si fidano di questi specialisti, ma alle volte questi specialisti neanche hanno una visione a 360 gradi per comprendere tutta la situazione al completo. Certo. E dopo, Angelo, sono gli estremisti della privacy, che anche noi con il nostro ruolo di avvocati, ovviamente noi difendiamo l'applicazione del diritto, ma c'è anche chi applica, diciamo che con tantissima rigidità, no? Tutto quello che sono le norme al punto di non negarle, poter lasciare spazio alla tecnologia. Certo. Quindi questi negano la implementazione di qualsiasi tecnologia per contenere la crisi sanitaria. E che cosa fanno? Suscitano in noi sentimenti di paura che nascono anche dal paradigma del Grande Fratello e del ritorno dello Stato autocratico che ci domina attraverso i dati
ci limita le nostre libertà più essenziali. Quindi, e questo è l'altro gruppo. Anche sono, esistono quelli che danno la colpa alla privacy, che questo è l'estremo contrario, perché hanno bisogno di dare la colpa a qualcuno, certo, anche se non hanno mai letto il GDPR in vita, certo, in vita loro. Mm-hmm. E dopo sono gli intellettuali pratici, che devo dire che io sicuramente mi trovo più d'accordo con questa tribù. Anch'io. Perché l'equilibrio, no? L'equilibrio. Esatto, è un approccio più aristotelico, no? di trovare il termine di mezzo per agire e trovare, esatto, un equilibrio tra tecnologia e privacy. Certo. E anche essere consapevoli che alle volte è vero che non abbiamo i politici che ci piacciono a tutti, ma il politico ha il ruolo e deve prendere decisioni. Sì, infatti. È difficile, ma loro devono, ovviamente appoggiandosi in altri esperti, certo, ma devono prendere le decisioni. Quindi questi intellettuali difendono questo equilibrio, ma anche una proattività da parte della politica. Certo. E dopo ci sono quello che io chiamo hackeianos ultraliberali, no? della scuola stracca dell'economia, che sostengono che il cittadino responsabile deve agire autonomamente senza bisogno di sorveglianza o di istruzione da parte delle istituzioni pubbliche. E diffondono che l'economia non può essere fermata drasticamente, ritengono che l'iniziativa privata sia l'asse principale per uscire. Quindi qua, per loro, l'accettazione della libertà del mercato è fine a se stessa come parte della libertà umana. Supera quindi ogni sicurezza e ogni controllo sanitario. Esatto. Quindi senza il mercato non c'è libertà. E come adesso abbiamo un problema, che io chiamo problema 16, basta guardare che cosa dice l'articolo 16 della Costituzione per comprendere che tutto quello che ha a che fare con la libertà dei nostri, della circolazione dei nostri movimenti è quello che sta impattando all'economia. Stiamo vedendo, per esempio, che basta guardare i settori che hanno più problemi adesso, che sono i settori per esempio dell'oil e dell'energy, il costruttore di aerei, l'automotive, quindi tutto quello che ha a che fare con il trasporto, perché c'è questo problema, servizi, sono quelli che stanno avendo questo. Ma inoltre ci sono altri settori che stanno salendo, pharma, web shop, elettronica, quindi siamo in una situazione diciamo difficile, dove dobbiamo ammettere anche che noi possiamo passare in un momento della nostra vita per credere che queste tribù sono quelli che sostengono i nostri valori. Forse oggi pensiamo che la tribù più adatta a noi per i nostri valori è la terza, ma domani ci rendiamo conto che anche condividiamo qualche valore con un'altra tribù. È così. Beh, è mobile qualcuno al vento. Bene, grazie Santiago di questa chiacchierata piacevole e chiediamo a tutti, ma voi a quale tribù appartenete? Certo, grazie a te, grazie a tutti. Ciao Santiago, ciao. Ciao, ciao. Uslove Web Radio, la voce dell'avvocatura. E adesso, sempre intervistato da Angelo Marzo, l'avvocato Federico Marrucci del Foro di Lucca sugli avvisi di accertamento. Avviso di accertamento firmato digitalmente è nullo se poi viene notificato in modo cartaceo. Ascoltiamo. Uslow Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. Buongiorno al collega Federico Marrucci del Foro di Lucca. Piacere, buongiorno a tutti. Allora, Federico, parlaci di una decisione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, è una sentenza nella quale si dà conto del fatto che è nullo l'avviso di accertamento se firmato digitalmente, ma poi notificato in modo cartaceo. Esatto, è una sentenza interessante perché apre scenari diversi e nuovi a livello difensivo, perché non solo c'è un problema di chi scrive, sottoscrive un accertamento, che ha le sue questioni difensive interessanti, dibattute soprattutto, ma perché soprattutto quando arriva un accertamento cartaceo, quindi per posta, normalmente uno si deve aspettare
che sia firmato in via autografa, sostanza, con la penna. Logicamente, insomma. Non... Alla logica, no? Invece le agenzie entrate, la logica talvolta può non essere, diciamo, percepita, e quindi vanno a sottoscrivere digitalmente, che non è un digitale perché in realtà è assenza di firma documentalmente, e siccome la legge prevede l'obbligo di sottoscrizione dell'accertamento, come qualsiasi atto amministrativo, soprattutto quelli che hanno natura impositiva, quindi molto aggressiva, come dico io, in questo caso c'è assenza di firma, quindi è un requisito indispensabile affinché produca effetto un accertamento, e che quindi non sana niente, quindi il contribuente che impugna un accertamento non firmato non sana alcunché, perché è un requisito sostanziale che deve sussistere, e quindi in questo caso il contribuente ha ottenuto una grande vittoria, quindi un lode sicuramente al difensore che ha creduto fino in fondo all'eccezione, e un applauso ai giudici che hanno accolto questo, anche perché no? Che hanno accolto, che è una sfumatura interessante, interessante. Io perché consegno poi, no? Io all'Agenzia delle Entrate consegno non poi quella copia originale, ma in realtà una copia analogica di un documento informatico, cioè quindi, esatto, quindi... è un paradosso, è un paradosso. Quindi, è un paradosso, quindi l'atto, no, non è più un atto annullabile, ma qui c'è davvero la inesistenza, perché come faccio, come faccio a richiamare il concetto di fedeltà della firma o di chi ha sottoposto quell'atto, no? Perché un atto amministrativo, come insomma, a livello generale, deve vivere di luce propria, no? Al di là di tutto quello che può essere nella sostanza essere imputato, in questo caso al contribuente, l'aspetto formale deve essere garantito, ovvero deve essere sottoscritto come requisito sostanziale. Mancando la firma, sostanzialmente, non si può neanche parlare del merito, ovviamente, perché ci fermiamo a questioni primari, che è appunto la firma. Quindi è interessante perché non sono, anzi, credo che sia la terza sentenza negli ultimi 18 mesi, la seconda di appello, ci fu una CTR Piemonte dello scorso anno di novembre, vado a memoria, quindi è una questione dibattuta ma poco ascoltata dai giudici, quindi spero che sia il primo faro, il secondo sostanzialmente, che possa un attimino raddrizzare un po' la questione, perché continuano a farlo le agenzie delle entrate locali, ce l'ho personalmente anch'io sul tavolo cose simili, e spero di avere un giudice che mi ascolta, te lo auguro, che lì la questione, ecco, puoi avere mille idee, diciamo, eccellenti, ma se il collegio rimane perplesso o non ti ascolta, tutte anche le idee migliori purtroppo vanno... Ti risulta se faranno ricorso per Cassazione? Io penso di sì, perché sarebbe una fattispecie devastante per l'Agenzia delle Entrate. Quindi se venisse confermata la sentenza anche a Roma, a maggior ragione sarebbe un'arma potentissima, un arsenale potentissimo per i contribuenti, per i difensori, insomma, che già ora hanno una pallottola in più non banale, non banale. Anche perché forse in via analogica potrebbe anche diciamo proporsi una opposizione amministrativa laddove vengono notificate le multe con la sottoscrizione digitale, no? Esatto, il principio è il solito. È il solito. L'atto amministrativo è come noi nel civile, quando te estrapoli un fascicolo telematico, non è che lo mandi così a controparte, attesti che è quello che è estratto dal, ma tutta questa attestazione non c'è nell'Agenzia delle Entrate in particolare, quindi deve essere firmato carta e penna, devi sottoscriverlo, se manca difensore che è attento a una questione da sollevare molto molto interessante e anche divertente, diciamo. Bene, grazie Federico di averci sollecitato con questa davvero interessante intervista e una buona giornata. Grazie a te, buon lavoro. Uslav Web Radio, la voce dell'avvocatura. E dopo aver ascoltato l'avvocato Federico Marrucci, che ci ha dato questo spunto molto importante che potrebbe tornarci utile, siamo giunti al termine di questa trasmissione, di questa puntata di Svegliati Avvocatura. Io saluto tutti, Ornella, te Milena, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, e ancora una volta non potremo dire buone udienze, o meglio
saranno in pochi a tenere pazienza. A dirò buona giornata. Infatti, non vediamo l'ora davvero che possiamo riuscire a dirlo. Io saluto te, Brigida, saluto Ornella che come sempre ci sopporta e ci supporta. Saluto radioascoltatrici e radioascoltatori con un pezzo stavolta di Protagora e un po' più lunghetto. Ma gli uomini continuavano a vivere separati, non riuscivano a unirsi neppure per difendersi dagli animali feroci, perché non avevano le tecne politiche di cui è parte quella bellica. Allora Zeus, per salvarli dalla rovina, inviò Hermes a portar loro Aidos, la vergogna, e Dike, la giustizia, perché costituissero ordinamenti delle città e vincoli di filia che li tenessero insieme. Hermes chiese se doveva distribuire Aidos e Dike soltanto ad alcuni, come avviene per le tecnai come la medicina, oppure a tutti. Zeus gli rispose di darle a tutti, perché senza Aidos e Dike non potrebbe esistere la comunità politica. Istituisci dunque in mio nome una legge per la quale chi non è capace di condividere Aidos e Dike sia soppresso come una malattia della città. Protagora e svegliati avvocatura! Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.